Artis è il miglior alleato per ogni tipo di tubazioni e apparecchiature idrauliche per impianti civili ed industriali. Visita il sito www.mistertube.it oppure segui la pagina Facebook Artis SRL. Allarme e preoccupazione a Cava dei Tirreni per la notizia della chiusura di Casa Serena, sita in via Luigi Ferrara. La struttura, che da anni ospita numerosi anziani del territorio, è un immobile comunale gestito dalla società cooperativa Nuovi Orizzonti, tramite un contratto di concessione d'uso ormai scaduto. Data tale circostanza, l'ente comunale, tramite il quarto settore lavori pubblici e patrimonio, ha disposto con urgenza e non oltre il 1 maggio 2023 il rilascio della struttura, libera da persone e cose, non avendo il gestore più alcun titolo ad occupare l'immobile. Sulla questione abbiamo ascoltato il primo cittadino di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli. Allora, Casa Serena è una proprietà del comune gestito da un soggetto privato. Quindi questi sono dipendenti del gestore di Casa Serena. Il contratto nasce nel 2013 ed è scaduto nell'aprile del 2022. Dopodiché, proprio per la situazione specifica, si tratta di anziani, lavoratori, eccetera, eccetera, abbiamo fatto due proroghe di questo contratto di gestione con questo soggetto privato e siamo arrivati, e le proroghe diciamo rappresentano comunque un fatto eccezionale, siamo arrivati ad un'ulteriore scadenza della seconda proroga da parte di questo contratto. Ora è evidente che non è che possiamo andare avanti di proroga in proroga sulla base dell'osservazione, che è certamente legittima, che si tratta di anziani che noi rispettiamo tantissimo, di lavoratori che rispettiamo tantissimo. Una soluzione con questo soggetto privato va trovata, e va trovata soprattutto alla luce del fatto che ci sono stati dei controlli sulla struttura che sembrerebbe non siano andati proprio da parte di organi competenti, non siano andati proprio bene. Voglio anche precisare che il dirigente del comune di Cava dei Tirreni ha precisato che non è immediata la necessità che queste persone lascino la struttura, pagando al comune, questo soggetto scaduto il contratto, una indennità per occupazione senza titolo. Così è quello che, diciamo così, prevede la norma. Di conseguenza è evidente che il comune non può reggere una situazione di proroga in proroga, e quindi diciamo ha fatto l'ufficio a dire: guardi, il contratto è scaduto, anche perché essendo noi un soggetto pubblico, quando scadono i contratti vanno fatti i bandi di gestione, quindi questa è la norma che lo prevede,